A pizza del forno, quell'odore di cipolla lo senti prima di arrivasse a Rocco. Non se può resistere a cui lo richiami. A pizza del forno pare che te sta aspettando. Un giovedì e un sabato sera si cena con essa. Quando stai per entrare, speri sempre di trovare poca fila. Sarebbe un peccato se disse di che è finita. La trovi tutta bella spianata dentro a quei suli, roscia con la mozzarella, bella scrocchiarella, bianca, bella panonta. Già si è adocchiato un bello pezzo vicino all'orlo, che però quello che sta prima di te pare che te se la voria compra tutta. Eleonora e Paola taglino di sopra, taglino di sotto, e finché non si ripresentino Franco e Tonino con quella appena sfornata, a te te pare che te tocca rittene a casa a mani vuote. Però, poi quando tocca a te, te senti potente, può pià quella che te pare, tanto. E non finisci più di scegliere, perché chissà per quale motivo, quando la stai a pià, te pare sempre poca. A casa po' schiatti, perché invece ti accorgi che ne si piata veramente tanta, ma te la finisci lo stesso, a costo di crepà, tutto un biastrato d'olio che pare in zallazzero. A pizza del forno te ipnotizza, te cattura, te sottomette, e a te te piace fatte schiavizzare, già dai tempi de Nando e de Luciana, con panza liscia che con Mattea qua ciancia. E finché quell'odore di cipolla si senterà per tutta colonna, continueremo a tenere l'acquolina in bocca nella speranza di dammuzzicu, come se deve, a un cantone tutto brustolito che non stava aspettato. L'eredità dell'ingegnere. Se ne è ito zittu qualche giorno fa, con quella riservatezza che ha sempre contraddistinto la vita sea, come pure quella di tutta la famiglia Arena. Ultimamente un contreo sempre prima dell'estate, quando a mattina portai a scuola un nipote. La faccia si vedeva che era di uno che in qualche modo soffriva un po'. Però ci leggevo sempre dentro all'occhi la stessa grinta, la stessa determinazione, come quando anni arreto lo trovevo sotto a Utinello a parlare con Parimo. Loro chiacchieremino un po' di tutto, di politica soprattutto, di quello che succedeva sul comune e di tante altre cose. Mi ricordo che un giorno si presentò con una coppia dei conigli e da allora Parimu si mise a levare tanti di quei conigli che per anni hanno riempito l'orto sotto a Casima. La sorpresa è stata quando ci sono ido a fare l'ultima visita e la camera ardente era allestita proprio dinanzi a casa sea, dove stava la stazione del tranvitto, giù a Casilina. E beh, tenessate da vedere voi quello che è riuscita a mettere su in pochi anni. Museo ferroviario sopra i binari di quella che Navoti era a linea Roma-Fiuggi, dove padre ha fatto per tanti anni un capostazione. Tutto curato nei minimi particolari, tante cose interessanti. Veramente si vede la passione di chi ci ha creduto e chi ci ha dato l'anima. Mo è tutto a posto, nonostante quello che teneva, quello che si era messo in capo, l'ha fatto e tutta colonna non può che ringraziarlo, perché un museo che ci comincino a invidiare da più di qualche parte è veramente l'eredità che Peppino l'ingegnere ci ha lasciato a tutti quanti. Il pezzo si intitola Orietta, ma capirete perché. Qualche settimana fa, giovo alla Zitto dello Sport, e scuole in comune hanno ricordato con una bella cerimonia Tiberio Culloni, un medico vecchio, un padre di Franco e Sergio, a 50 anni dalla scomparsa. Tanti discorsi, tante belle parole, racconti, firmati, poesie. Alla fine tutti gli alunni hanno cantato la canzone di Orietta Berti, Finché la barca va, proprio perché essa era la cantante preferita di un medico e di tutta la famiglia Culloni. Mentre la sentevo e tutta la sala batteva le mani, mi rimaneva in mente come pure a casa mia, quando parlevamo di essa, non usavamo un cognome, o meglio, Parimu la chiamava solo per nome. Orietta Berti per noi, anzi, per issu era semplicemente Orietta. Tutto era cominciato durante una delle prime sagre dell'Uva Italia, primi anni 60, e Colonna, per festeggiare il frutto più importante delle terre nostre, inviteva tanti artisti in piazza Vittorio Emanuele a cantare e ballare e procedeva come segno di riconoscenza un premio chiamato ovviamente Grappolo d'Oro. Parima a quei tempi stia su al comune, insieme a Franco, che sarebbe stato un fio più grosso di Tiberio, e quindi insieme alla prologo di allora se ne vino da fare per organizzare la sagra. E siccome Orietta Berti piaceva un sacco decente, la invitarono a Colonna per un grappolo d'oro.
Insomma, Orietta venne a cantare sopra un palco in piazza. Fu un grande successo. E la gente gli cantando «Tu sei quello, via dei Ciclamini», mentre se ne richiedeva a casa tutta contenta. Qualche settimana dopo, a Canzonissima, un programma di Usabitus Sera in televisione, ecco di Orietta Berti. Io e Frati Muangelo tifiamo per Gianni Morandi. E parimo, indovinate un po' per chi? Per Orietta, era logico. Di solito papà, quando andava a lavorare a Roma, compreva 5 o 6 biglietti della lotteria di Capodanno e per ogni biglietto poteva compilare una cartolina e dare un voto a uno dei cantanti che concorreva in Usabitus prima in televisione. E beh, se a papà non ci garantiscevamo almeno un par di voti per Orietta, e cartoline sarebbero riportate a tabaccarlo. Fu così che dentro casa nostra qualche voto per Orietta si è sempre rimediato, pure se noi non eravamo per niente convinti. Convinti invece erano Parimo e Franco, che magari per Canzonissima qualche voto ce lo facevino da Gianni Morandi. Ma quando era tempo di elezioni, beh, là c'era Giulio Andreotti. Eppure se fosse concorso Orietta, beh, mi sa che dei voti ne sarei avviati proprio pochi. Giulio era Giulio. È vero però, eh. 11 luglio 1982. Giornata memorabile. Per tutti gli italiani è stato un giorno d'Italia-Germania, a serata dei campioni del mondo. Per i colonnesi è stata però a giornata da grandine. Era verso mezzogiorno. A un certo punto un cielo si è fatto nero nero e poi è venuta giù certa grandine, certe sassate di ghiaccio da sfonnare capocce di chi passeva per strada. Vigne sventrate, pergole sconocchiate, rampazzi zompati per l'aria, per terra un tappeto di foglie e decapiti. Madonna mea, pensiamo, ma non potì aspettare un altro giorno prima di far su macello, proprio oggi che c'è la finalissima. Alle 8 si ritrovemo come sempre su a Casima, a Ucolle, con bandiere, fischietti, tamburri, eravamo una brancata. Parimo ste a lutto, madrima si ricomannea, ma con quello che è successo mica farete casino. Eh già, Cabrini Piette sbaglia un rigore, che vostri là. Ma quando Pablito si tuffa de testa e segna un colle esplode, succede in macello, se bacemo, se braccemo, altro che grandine, e madrima che continua, strillete piano, non ve facete sentì, a mamma non lo vidi Tardelli come strilla, e a noi chi ci regge, e alto belli, natru go, ma sì, questi o stanno a fa' apposta, strillete piano, svergognati, siamo vinto, ma siamo campioni del mondo, tutti e più bandiere, con tutte le macchine a festeggiare, vabbè, vabbè, siamo capito, ma non se facemo vede su pa' colonna se ne chiamo affrascati. Ma come ti è nata la passione per il dialetto? Premetto che parlo dialetto da quando sono nato, quindi, cioè, pure tu, Adesso qua c'è tutta la sofisticata, no? diciamo a casa si parlava dialetto, papà, mamma, quindi dialetto colonnese. Io parlo ancora adesso a casa, qui c'ho davanti a me il dottor Gulluni, che per noi è Sergio un medico, cioè, quindi mi piace molto che il dialetto non vada perduto, quindi penso che anche raccontarlo a scuola, varie volte ho avuto modo di andare nelle scuole, anche distribuire questo libro, che poi ne ho scritti due, ma l'ultimo è quello del quale ho più copie, e quindi è possibile anche donarlo ai ragazzi, anche perché il libro poi è corredato da varie foto che ho raccolto nel corso degli anni, che quindi ci mostrano una colonna che non c'è più, e quindi per me il dialetto vuol dire tanto, ma io credo che il dialetto vuol dire tanto per tutti i colonnesi, soprattutto quelli che hanno la mia età e hanno anche qualche anno di meno, e che comunque sono nati in un contesto diverso da quello attuale, in cui veramente il dialetto non si parla più se non parlato dai nostri genitori, dalle nostre nonne. Con Luisella mi trovo molto bene a fare dei pezzi in colonnese, perché anche Luisella incardina bene quella che è a commare, no? No, sto scherzando, ti passo la parola. A me venivano in mente giorni fa, ma anche tempo fa, i soprannomi colonnesi. Quella è molto, molto carina, sì, il primo libro, infatti ho fatto una raccolta di soprannomi colonnesi corredati da fotografie, no?
e quindi era indovina chi so, e poi si andava all'indice a capire. Ma a quei tempi non c'era manco il telefonino, quindi andavo per colonna con la macchina fotografica, cioè, aspetta, devo fare una fotografia, ma che vuoi? Che vuoi? E poi dopo abbiamo tirato fuori un sacco dei soprannomi e... Qualcuno? Beh, vabbè, posso, mi viene in mente subito guardando Adele, che Adele è la nostra assessore alla scuola, che è la figlia di Steccozza. esatto. Quindi, beh, tutti i Gardella ce l'hanno parecchi dei soprannomi. Poi, non so, c'era Piruluscio, Mucuzzuzzu, ma credo che poi tanti paesi, qui poi c'è Rita, che vedo qui, di Rocca di Papa, che è un'altra grande cultrice del dialetto. Beh, tu sei la nipote di Paolaccio, per esempio, ecco, forse. I Verdi. Anche quella, sì, pure quella. Sì. Sì, ci sono tanti modi di dire, tante accezioni, insomma, che poi fanno parte anche di tutti i paesi che ci sono qui vicini, no? Io forse ho tolto Monte Compatri, dove il dialetto è proprio differente, e Monteporzio, che c'è un altro dialetto con tutte le finali, diciamo Colonna, Frascati, Zagarolo, Rocca Priora, Rocca di Papa, diciamo grosso modo si somigliano, hanno delle variazioni molto significative, però sembra abbiano una stessa radice. Allora, grazie Fausto, ci hai rallegrato. Questa, se la vuoi regalare al dottor. Soltanto dire che ci sono dei libri, ho portato dei libri, quindi se qualcuno gradisce prenderli sono gratuiti, questo qua è il cinema, cioè ci stanno parecchi pezzi, quindi magari con tanti cultori dei libri fa piacere averne uno in dialetto, poi lo traduco io. Ecco, questo è per te, grazie, e ti puoi accomodare. Grazie Fausto.